Raga, allora, io mi sono confuso. Io pensavo che la Meloni fosse Presidente della Repubblica e Mattarella del Consiglio. Semplicemente l'ho invertiti, raga. Per quello. Poi ho avuto la conferma da Cruciani prima, cioè quel figlio di puttana di Cruciani. Prima della puntata mi fa, lo sai che è il Presidente del Consiglio? Io faccio, Mattarella. No, le faccio, Meloni è quella della Repubblica. E mi fa, sì. Cioè, capisco, bastardo, mi ha fatto il trabocchetto. Neanche poi sottolineando il fatto che li sapevo quali erano, semplicemente l'avevo invertiti, cazzo. Che pezzo di merda. Ma poi, raga, mi hanno censurato in una maniera incredibile. Cioè, tipo, a parte che io fino ad oggi pomeriggio, alle 4 del pomeriggio, non sapevo neanche che sarei dovuto andare alla Zanzara. Cioè. Posso fare, lanciare proprio tutto l'arco lancio, anzi mi spiace dirlo, mi spiace essere aggressivo, mi spiace attaccare magari l'operato delle persone che lavorano lì al Sole 24 Ore e quant'altro, ma porco Dio, cioè mi dite di qua di là, ti chiameremo per darti conferma, per parlare come si dice, per limare i punti su cui verterà l'intervista, cazzi e mazzi, e mi hanno chiamato oggi. Dicendo, oh bro, guarda che tu devi andare oggi, sei intervistato oggi. E io faccio, ma figa, non mi avete manco chiamato. Cioè, io mi aspettavo che mi chiamassero, mi dicessero questo, questo e quell'altro e mi dessero conferma per un giorno. Non che all'ultimo, il giorno stesso, mi dicono, guarda che oggi dovevi venire tu, fratellino. Parliamo al volo degli argomenti su cui dobbiamo disquisire, che dobbiamo fare veloci. E infatti, porco zio, cioè, raga, adesso vi svelo questo piccolo retroscena. Prima della puntata, io ero lì con Cruciani, ero seduto al tavolo, no? E gli faccio, guarda, sì, no, perché io ho avuto un po' di problemi nella gestione, perché i tuoi colleghi, diciamo, che non è che ti abbiano informato, perché Cruciani, prima della puntata, cos'è che ha fatto? Mi ha fatto una pre-intervista, cioè durante lo stacchetto pubblicitario, letteralmente, lui si è messo lì col suo block notes, no? Col suo quadernino, mi ha fatto un po' di domande e si segnava ogni cosa sul suo quadernino, no? Ah, io faccio, ma fratellino, cioè, nel senso, cioè, che cazzo? Più che altro, veramente, anche i suoi colleghi mi hanno chiesto quattro cose in croce. Mi hanno chiesto quattro cose in croce e poi erano lì che dicevano, ma tu su cosa potremmo dire per fare un po' di show? C'è qualche argomento che puoi tirare fuori di qua e di là? Io gli faccio, ma guarda, non è che ci deve essere un argomento. Cioè, io gli ho pure detto, guarda, per me posso andare pure in freestyle, non ho bisogno di sapere quali fossero i punti sui quali disquisì. Poi anche loro, no, mi hanno chiamato perché pensavano che io obiettivamente sul discorso Palestina-Israele fossi un grande sostenitore della Palestina, ok? Però io gliel'ho detto subito, cioè gliel'ho detto, ragazzuoli, a me non me ne frega un cazzo, cioè tutto il rispetto per le persone che ci muoiono e quant'altro, da condannare assolutamente la guerra e tutto il male che ne provoca, però di dire sono pro Israele o pro Palestina, a me non è che interessi molto, ne sono pure ignorante in materia, non so un cazzo, quindi che cazzo, cioè mi volevate invitare per questo? Perché allora a sto punto chiudiamo baracca e burattini e facciamone a meno, no? Poi anche dal punto di vista del gioco d'azzardo, ne ho parlato, sì, ma pochissimo, pochissimo. Cioè, hanno iniziato a chiedermi di tutti i ministri, di questo e quell'altro. Ma che cazzo ce ne frega dei ministri, zio cane? Mannaggia la puttana. E stavo dicendo, quando a Cruciani nella pre-intervista gli ho fatto notare, gli ho detto, minchia, a me mi hanno chiamato oggi, mi hanno chiesto due cazzate, i tuoi colleghi, cioè non è che fossi molto convinto. E lui mi guarda e mi fa, ah. Lascia stare, perché se dovessimo parlare dei miei collaboratori sfondiamo una porta aperta. Cioè, come per dire che vorrebbe mandarli a carci in culo tutti quanti via anche lui, no? Cioè, mi auguro non fosse così, mi auguro di aver percepito un po' male quello che volesse dire, ma. Anche sulla roba del dottor Bavaro, signori, io volevo parlare della roba del Bavaro, no? Raga, mi hanno intimato proprio di sta zitto. Mi hanno proprio. Non so se posso dire sta cosa, non denunciatemi, per favore. Però mi hanno proprio intimato di stare zitto. Io infatti io non. Perché poi sulle cose che non potevo parlarne, ne ho parlato con Cruciani, tipo durante gli stacchetti pubblicitari, no? Perché comunque mandano una puttanata di. Mandano un puttanaio di pubblicità, ragazzuoli. Cioè, Dio cane, sono durate più le pubblicità che il momento in cui ero lì a parlare effettivamente. Quindi. E comunque, ripeto. Cioè, volevo parlare della storia del Bavaro, più che altro perché volevo far presente a Cruciani che di tutto lo schifo che ha fatto, che per me non è neanche così schifo,
perché va bene, ok, ha sbagliato nei toni e tutto. Cioè, lui aveva invitato il dottor Bavaro senza neanche essersi informato e senza neanche citare il fatto che lui abbia intrapreso un percorso di allenamento e no, di riqualificazione per il suo corpo, cazzi e mazzi e così via. Volevo farglielo presente, solo che loro mi fanno: no, 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 non parlare di altre puntate, non parlare di altri ospiti. Non posso fega. Cioè, è andato da Grembaud a parlarne, porco Dio, non posso citare io quella cosa che è successa. Ma è andato da Grembaud a mettersi a 90, a chiedere scusa in un canale come Grembaud su Twitch, porco zio. E non posso io venirti lì a parlare del mio punto di vista sulla questione.